Ciao ragazzi, ben ritrovati. Finalmente sono riuscita a postare una nuova lezione d'inglese, quella che vi avevo promesso. E quindi siamo arrivati così alla nostra lezione numero 15. Prima di cominciare vorrei salutare, come sempre faccio, alcuni dei nuovi iscritti, quelli che mi hanno lasciato magari più commenti, che mi mandano continuamente esercizi. Quindi saluto Driss, Ciambi71, che mi fa sempre un sacco di complimenti sul canale, Gabri Stellina. E chiaramente tutti gli altri nuovi iscritti, ma anche i vecchi iscritti che mi seguono sia sul canale di YouTube che sulla mia pagina di Facebook. Quindi, innanzitutto, un bacione a tutti quanti voi che continuate a seguirmi con tanto calore. Veniamo però all'argomento di questa nuova lezione, la numero 15. Andremo a parlare dei comparativi. Noi sappiamo che in italiano esistono tre tipi di comparativo: il comparativo di maggioranza, il comparativo di minoranza e il comparativo d'uguaglianza. Io direi di partire da quello più semplice, che è il comparativo di uguaglianza. E guardate un po', guardate un po'. Ta-da! Sono tornata ai bei vecchi metodi classici per la spiegazione delle regole. Infatti, molti di voi mi dicevano che avevano difficoltà a leggere le scritte e i sottotitoli che io metto al di sotto del video. Quindi, almeno per quello che concerne la struttura della frase, torno agli schemini su carta, mentre magari come sottotitolo al video metto le frasi che utilizzo negli esempi. E ancora una volta preciso. Al di sotto dei video, tra i commenti quindi che trovate sotto i video, troverete anche gli esercizi inerenti alla lezione. Oppure li potete trovare iscrivendovi alla mia pagina su Facebook, il cui link è presente sulla pagina del canale di YouTube, nella sezione note. Quindi potete svolgere gli esercizi, inviarmeli tramite mail come messaggio privato sia su YouTube che tramite Facebook. Io provvederò a correggerveli e a rinviarveli con tutte le debite correzioni, qualora fosse necessario. Ci sono tanti di voi che mi mandano sempre degli esercizi perfetti e quindi il mio lavoro è praticamente nullo, almeno per quello che concerne la correzione. Ma veniamo quindi alla regola di cui dobbiamo parlare quest'oggi, quindi il comparativo di uguaglianza. Vediamo come viene strutturata appunto in inglese la frase. Allora, nella frase avremo tutti questi elementi. Quindi al primo posto mettiamo il primo termine di paragone. Ovviamente, se stiamo facendo un comparativo di uguaglianza, paragonerò due cose o due persone o due oggetti che sono uguali per determinate caratteristiche. Quindi il primo termine del paragone, seguito dal verbo, che può essere il verbo essere, il verbo avere o qualsiasi altro verbo. Per fare il comparativo utilizzeremo as, che traduce dall'italiano esattamente tanto, più l'aggettivo o avverbio in questo caso, più un altro as che traduce il nostro quanto, quindi tanto quanto il secondo termine di paragone. Facciamo un esempio quindi in italiano. Sono tanto alta quanto Mary. Quindi io sono, io, primo termine di paragone, io sono tanto alta, in questo caso ho utilizzato un aggettivo, quanto Mary. Traduciamo la frase, diventerà I am as tall, aggettivo alta, quanto as Mary. Facciamo adesso degli altri esempi. Una cosa importante che non vi ho detto ma vi dico subito è che quando il secondo termine di paragone viene espresso in italiano con quanto me, te, quanto lui, quanto lei, quanto esso, quanto noi, quanto voi, quanto essi, quel me, te e via discorrendo non viene tradotto con il pronome soggetto, quindi non metteremo I, you, he, she, it, we, you, they, ma utilizzeremo il pronome personale complemento, quindi me, you, him, her,
her it as you e them. Questo è molto importante, perché se mettete il pronome soggetto invece di quello personale complemento, fate errore, quindi la frase è completamente sbagliata. Detto questo, facciamo qualche altro esempio pratico di frase. Allora, anzi, cambiamo il soggetto. Siamo bravi quanto loro, diventerà seguendo il nostro schema. Siamo, quindi noi, we, siamo, are, is, good, bravi, quanto as loro. Abbiamo detto che utilizzeremo them. Proviamo a fare invece una frase in cui al posto dell'aggettivo sia presente un avverbio e traduciamo la frase: Kate viaggia spesso quanto Mary. Quindi Kate travel, viaggia, as often, spesso, tanto spesso, avverbio, quanto Mary, as Mary. Oppure traduciamo la frase: Bill è alto quanto Mark. Bill è il verbo is, as, tanto tall, alto. As quanto Mark, secondo termine di paragone. Questo è quello che avviene appunto nelle frasi negative. Però lo stesso comparativo d'uguaglianza può essere utilizzato in forma negativa. Quando io, per esempio, voglio dire, utilizzando l'ultima frase che abbiamo fatto, Bill è alto quanto Mark, io posso dire anche che Bill non è alto quanto Mark. Vediamo come cambia la struttura della frase. Quindi, se c'è un non, la frase è in negativo, la struttura della frase cambia e diventa questa. Quindi, primo termine di paragone, seguito dal verbo, a cui aggiungiamo la negazione, il not. Il primo as che utilizzavamo nel comparativo di uguaglianza si trasforma in so, seguito dall'aggettivo o avverbio, col secondo as e il termine secondo di paragone. Quindi in questo caso lo tradurremo il soggetto, il verbo non, il not, tanto diventa so e quanto rimane uguale as. Traduciamo quindi la frase: Bill non è alto quanto Mark. Diventerà: Bill is not so tall, alto, quanto has Mark. Rendiamo anche negative le frasi che abbiamo fatto prima. Non siamo bravi quanto loro. Diventerà: We are not so good, bravi, as quanto them, loro. Oppure Kate non viaggia tanto spesso quanto Mary. Diventerà Kate. In questo caso utilizziamo il verbo che non è un ausiliare, essere o avere, quindi è travel. Dobbiamo ricordarci che per fare le negative con i verbi che non siano essere o avere dobbiamo mettere il do, il does per la terza persona singolare e il do per tutte le altre. In questo caso il soggetto è Mary, quindi ella, terza persona singolare, dovremo utilizzare il does. Quindi diventerà: Mary does not
Quindi la negazione, ricordatevi che si fa col does più il not più il verbo. Travel, so often, spesso, as Mary. Quindi la regola generale è che con i verbi essere e avere si fa seguire essere o avere dal not più il so più l'aggettivo avverbio as secondo termine di paragone. Se invece utilizziamo un qualsiasi altro verbo che non sia l'ausiliare essere o avere, dobbiamo seguire la regola che abbiamo già visto nelle lezioni precedenti sul come rendere una frase affermativa negativa e quindi utilizzando il do o il does per la terza persona singolare seguito dal not. Quindi, ripeto, avremo Mary, anzi no, era Kate. Kate does not travel, più il verbo, so often, avverbio, as Mary. Ok, direi quindi adesso di svolgere gli esercizi che vi ho messo al di sotto del video. Domani verrà postata la seconda parte della lezione, dove continueremo a parlare appunto dei comparativi di uguaglianza, per quelle frasi dove non utilizzeremo più aggettivi e avverbi, ma i sostantivi singolari e plurali, ma procediamo molto per gradi, proprio perché non voglio confondervi. Quindi ci vediamo domani con la seconda parte della lezione numero 15. Ciao, a domani ragazzi!